nettamente verso Loris Vincenzo Pretella in sacchi. Circa 200 metri e il mezzo meccanico lascerà gli 8 partecipanti. Ottaviano Ron, qualche problema e di galoppo. Un po' sfaldata la prima fila. Di galoppo Indovino, di galoppo Octavius e praticamente con lancio zero Loris è al comando nei confronti di Ologramma. Octavius subito a tabellone e quindi si delineano subito le posizioni. Loris al comando, lancio in 14.3 di tutto comodo. A destra Nesea, allo steccato troviamo Ologramma, imprinting Marcos B. Completamento della prima curva. E 429.8 con Loris che non vuole mandare via il numero 3 di Nesea. In terza posizione c'è Ologramma, segue imprinting e chiude in seconda pariglia Marcos B. Gli altri sono finiti a tabellone. E continua l'attacco di Nesea, 44.9 si viaggia da poco meno di 1.15 con Vincenzo Petrella e il buon Veneruso a darsele, mentre godono per il numero 1 di Ologramma ed il numero 7 di Marcos B che seguono i primi due, 1-1-1. E quindi si è andati abbastanza spediti nella fase successiva della corsa. Nesea intensifica sempre le bordate nei confronti di Loris e sulla dritta di là addirittura Nesea sembra poter passare Loris. 16 il chilometro con frazioni in 14.9, Loris è praticamente steso e all'imbocco dell'ultima curva Nesea fa volata lunga e ne segue la scia il numero 7 di Marcos B. E si arriva così ai tre quarti di miglio in 1.31.1 con il numero 6 di Loris che è sparito, mentre si libera il 7 di Marcos B. Lucio Curato va all'attacco di Veneruso, dietro i due c'è Enrico Somma con Ologramma, la lotta è fra questi tre, entra in retta d'arrivo Marcos B ai lati di Nesea. Marcos B vuole passare l'avversario, si avvicina a Ologramma, Marcos B mette mezza lunghezza davanti all'avversario, viene via forte Ologramma che in zona traguardo cerca ma non batte il numero 7 di Marcos B. 2-1 e mezzo, 1-15 e 9 per una vittoria di Lucio Curato con Marcos B che l'ha avuta praticamente servita su un piatto d'argento. Al chilometro ha continuato in schiena a Nesea che ha sottomesso un praticamente non in giornata Loris e solo sull'ultima curva ha preso praticamente la meglio. Per il secondo Ologramma molto ben guidato dal sempre positivo Enrico Somma, per il terzo bene bene Nesea, quindi per i numeri 7 1 3